Bogard non ha nessuna intenzione di spiegare l'erroraccio che ha fornito a Birov l'assist vincente e l'olandese rischia di diventare l'uomo simbolo di un gruppo che stenta a trovare una sua identità in campo e fuori, con tante differenze etniche e culturali oltre che calcistiche. Non è facile. La italiana, il Piacenza. Ecco, a livello di gruppo, che cosa può comportare questa Babele anche di lingua? Ma guarda, il problema secondo me non esiste perché molti di loro parlano l'italiano. Riesce a difendere e a capitalizzare il vantaggio. In queste condizioni anche l'impegno di Coppa Italia diventa un test assolutamente da non fallire. Per Reggio Emilia certa l'assenza di Maldini, il cui infortunio non sembra però preoccupante, appare scontato il recupero di Rossi tra i pali e di Savicevic, il genio alle cui magie il Milan deve davvero aggrapparsi. In Polonia ti avevano fatto un assist dalla sinistra. Cesar, no? Oliver sotto gli occhi del CT tedesco Berti Fox a levare le castagne dal fuoco all'Udinese. Due dell'Ariete bianconero. Mini bilancio friulano affidato ad Alberto Zaccheroni. 6 punti dopo 3 giornate. Siamo contenti, abbiamo fatto 2 partite in casa, una fuori. Tutto sommato sono soddisfatto. Due vittorie e una sconfitta e abbiamo già affrontato squadre come Fiorentina e Milan in casa e Lecce in trasferta la prima di campionato, che non è certamente facile. Mancavano dalla Serie A da due anni, quindi c'era un grande entusiasmo. Quindi direi che i conti per il momento tornano.